anche quest'anno abbiamo voluto dedicare un momento di festa alla nostra frazione. E per rendere ancora più simpatica la manifestazione, abbiamo voluto aggiungere qualcosa di frizzante, di allegro e speriamo di divertente. La compagnia di strada è formata da giovani di tutte e quattro le frazioni di Valbrona che hanno deciso di dare brio a questa serata mettendo in scena alcuni personaggi di film che hanno segnato la storia del cinema negli anni del secolo scorso. Cercheranno di interpretare i vari personaggi in modo allegro e spiritoso. Poi la festa continuerà nelle vie della frazione, seguendo le varie indicazioni che troverete lungo il percorso. Ci saranno anche delle piccole degustazioni, ci sarà della buona musica proposta da Bruno, da Giusy e Angelo. Bruno si trova qua con me nel parco comunale, mentre Giusy e Angelo si trovano al centro, centro del paese, nella corte Tacchini, e ci stanno aspettando poi dopo l'happy hour, dopo il rinfresco. Ringrazio anticipatamente gli amici di Candalino, perché poi dopo, finita la festa, ci si disperde, dunque è meglio ringraziarli prima. La compagnia di strada, Mauro, TVS, Lello, che ha offerto le degustazioni, i conduttori della carrozza, poi i conduttori delle macchine d'epoca, i proprietari dei cortili gentilissimi e molto disponibili, che hanno aperto i loro cortili per la nostra festa, il nostro vigile che ieri ci ha dato una grossa mano per ciò che riguarda gli ingressi, la rotonda e i parcheggi, e gli ambulanti. Anita Herbert e Marcello Mastroianni in La Dolce Vita, Veronica e Martino, bravi. Attenzione alla Dolce Vita, bravo, bravi, bravi Martino, bravo. Marcello! Bravo, manco un bacio, era proprio, ci manca solo la fontana, ci manca solo la fontana per Anita. Complimenti. Ecco qua, Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica, in Pane, Amore e Fantasia, interpretati da Paola e Irene. Bravissimi, bravissimi. Sofia Lore e Tina Picca, eccola lì, Tina Picca, chissà chi è Tina Picca, il Pane, Amore e chi si ricorda di questo bellissimo film, Sofia Lore e Tina Picca, Pane, Amore e cosa non si sa, Ole. Brava, brava signora Tina Picca, brava Sofia Lore, oh anche con l'inchino, ci vuole anche il bacio, bacio. Che lo fa un bacio? Maurizio Arena e Renato Salvatori, i poveri ma belli. Davida, bravi Luca, bravi, bravi ragazzi, bravi, complimenti. Guarda lì, che fusti, ma che fusti, che bella ragazza. Bravi, 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 veramente. Marilyn Monroe, a qualcuno piace caldo. Francesca, Francesca, vediamola. Vediamola, Marilyn, proprio lei, ragazzi, peluccio, complimenti, mamma mia, ma sembra di essere andato in giro di tanti anni, complimenti, complimenti, bellissima, bellissima, a qualcuno piace caldo, brava Francesca. Vacanze romane, vacanze romane, Arianna e Michele, proprio con la Vespa. Ricordate ragazzi, in vacanze romane, dai, bellissimi e bravissimi, bene dai, Audrey Hepburn e Gary Grant in vacanze romane, complimenti. Dopo Don Camillo, Fernandele e Gino Cervi, ricordate da Angelo Sergio, Don Camillo, brava proprio Don Camillo questo qua, guarda là, guarda là, allora, Gino Cervi, Peppone, Peppone, dai. Sembra, sembra proprio due gemelli, due gemelli. Anche
ecco la benedizione. Bravo, bravo Don Camillo, bravo, bravo, bravo. Una fascia, ti mancava solo la fascia, poi basta. Complimenti. Ti ha portato i denari, bravo Carlo, eccoli qua. Ora la valore, qua mi ammazzano. Il buono, il brutto e il cattivo, bravi, bravi, eccoli qua. Carlo, Carlo, Carlo. Ago, 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 sì, dappertutto. Nacchi, Nacchi. Nacchi, dai, bravo Nacchi, c'era la pistola. Allora, bel film ragazzi, ok, ok, è nostro, buono, è la parte. Bene, Carlo, cioè, hai messo le scarpe in contrario? Bravo Icaro, Enzo, ci volevano questi tre, ci volevano. Bravissime, 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 bellissime, oltretutto. Allora, viva il bolscevismo. Ma io direi prima, prima sentiamo prima il clero. C'è una volta c'era lo slogan cloro il clero, glielo diamo o gli diamo il vino? Diamogli il cloro. Diamo il cloro. Sentite, ti vuole morto, ti vuole dare il cloro. No, il cloro io riesco a digerire anche quello, col mio fisico e con l'aiuto sovrumano riesco a fare tutto. Don Camillo non teme Don Peppone? Assolutamente no, assolutamente no, anche se lui mi chiama uno sporco reazionario, ma devo vedere bene io fino a che punto arriva. Don Camillo... Sì, no, ma Don Camillo non esplode qualche volta, ma senza far danni. Mi raccomando, Don Camillo, pazienza, caricare bene il doppio. A pallini, no, a sale. Ah, ecco, no, buona la prima, carissimo. Ti conviene metterti al riparo, hai sentito? Perché anche da lassù hanno detto di usare i pallini, Sì, è incominciato, infatti. Io sono sempre convinto ancora di più che tanto quelli dalla nostra parte, che quelli dalla loro parte, in questi anni ci hanno preso per quel posto tutti. Noi eravamo per il popolo, ma abbiamo visto come hanno trattato il popolo. Allora che siamo di sinistra oppure di destra o di centro, la musica non è mai cambiata, ci hanno solo sfruttato tutti dal primo all'ultimo. Boy, I think about it every night. Day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. 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 Così con Luigi Venner parliamo di una importante novità, diciamo viabilistica, paesaggistica, ma un'area che è, come dire, adesso pienamente fruibile dalla popolazione di Valbrona e della frazione. Un'opera importante, vero? Realizzazione di parcheggi, uno spazio verde, uno spazio che però può essere utilizzato in molti modi, vero? Sicuramente, perché è iniziato tutto l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo pensato appunto che avendo quest'area che era praticamente tutto quanto era rimasto dal grandissimo e molto dal parco Villa Rosti, l'ex parco Villa Rosti, essendo oltretutto di proprietà comunale, si è deciso di riutilizzarla in un modo appunto e dare un servizio per un servizio pubblico. Abbiamo iniziato da poco riqualificandolo un attimino solo per fare il presepio di Natale, solo per fare qualche piccola cosa. Poi l'anno scorso, appunto, come dicevo prima, l'amministrazione ha pensato di utilizzarla come di fare un parco comunale. Fare un parco comunale perché Candarino, diciamo, anche questa frazione abbia qualcosa di molto visibile per ciò che riguarda il turista, per chi passa, e anche di bello da vedersi, oltretutto, e oltre anche per i ragazzi
perché hanno, essendo anche parco giochi, parco per i giovani, parco per gli anziani e anche un parcheggio di 16 posti auto, di modo di avere per la nostra frazione di Candalino una certa autonomia anche sia per la viabilità e sia per il turista e sia per i giovani. Visto che abbiamo già altri due parchi, uno nella frazione di Visino e uno là nella frazione al, diciamo, al confine fra Osigo e Maisano, ci mancava proprio qua a Candalino, okay? E abbiamo deciso di realizzarlo. E naturalmente devo ringrazio anticipatamente, anche se il parco poi lo faremo in modo ufficiale all'inaugurazione, ringrazio anche la comunità montana del Triangolo Ariano che ci ha dato un contributo che è stato, diciamo, lo sprone decisivo per poter dare inizio al progetto di questo parco pubblico. Per chiudere, è vero che è stata mantenuta la vecchia recinzione, che probabilmente era la recinzione originaria del Parco della Villa, anzi è stata valorizzata ritinteggiandola. Sì, abbiamo deciso di praticamente dare una rinfrescata alla vecchia recinzione del Parco Villa Rosti, che dalle cartine pubbliche che avevano negli anni 30 era molto ampia perché ci circondava completamente il parco. Adesso io l'esatta lunghezza non la conosco, ma comunque l'amministrazione ha deciso di praticamente riqualificare parte di questa vecchia recinzione e sono molto contento perché è stata riqualificata, l'abbiamo intonacata, l'abbiamo insomma restaurata in modo veramente che ci fa molto piacere, in modo veramente direi quasi perfetto. Nella città senza calore, tra i tetti grigi e del cemento, e porterò con me la canta dell'uomo semplice e felice, e porterò la poesia di questa santa terra mia. Partire vuol dir morire, morire, la voglia di cantare, cantare per chi ha perduto ormai la fede, per chi non ha più tempo di sognare. Un po' ti invento, un po' ti dai, ogni tanto perdo il filo, forse non ci sei. Non hai nome, chi ti crede, fiore di ninfe. Duri un attimo, ogni tanto fai.
Bruno Vicini, ascolta, ma dalle canne della pesca alla tastiera? È un più che la tastiera, è il canto, perché io ho sempre avuto la passione per il canto. Ma quindi mi piace cantare. Ma quando sono lì a pescare ci fai anche la cantatina così i pesci arrivano prima o...? No, perché i pesci hanno l'udito fine, se te canti non ne prendi neanche uno. Ma... o canti prima o canti dopo. Meglio cantare dopo con il pesce che... quando che, l'hai già preso. Col bicchierino di vino, eccetera. Ma senti, com'è nata questa passione strana, pesca e tastiera? No, ho sempre avuto passione del canto, l'ho sempre avuto. Però siccome che da giovane non sono andato a far musica, quindi la mia tastiera la uso come accompagnamento. Quindi a me piace le canzoni e come accompagnamento uso la tastiera. Ma cosa canti, heavy metal? Qualsiasi canzone che mi capita alla mano l'amparo, poi la canto. Un bel rock duro? Anche il rock, sì, non ci sono problemi. Bene, senti, ma stasera cosa proponiamo di bello? Proponiamo, io un po' di canzoni ce l'ho. Per far ballare anche la gente. Spero che qualche coppia ballerà. Adesso oggi faceva troppo caldo, quindi andrai stasera. Stasera magari l'aria è più fresca, bisogna riscaldare il cuore della ragazza. Devi metterti l'impegno, Sì, senz'altro mi impegnerò un po'. Uno sguardo ed un sorriso, ha svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me e ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in quell'istante per me, che non amo te. Una bella festa, tanta gente, ne parliamo prima di tutto con Sandra, faccio parte del bar dei Corni, abbiamo aiutato a collaborare al rinfresco. Ho visto che quello che avete preparato è andato subito a ruba ed è stato apprezzato. Sì, abbastanza, è rimasto quasi niente. Ma il programma cosa prevede? Prevede adesso una festicciola sempre qua. Nel senso verranno, ci saranno dei film che verranno interpretati e da personaggi siamo noi e altri. Dopodiché si procederà sulle corti, ce ne sono già aperte tutte le corti in alto, si farà un giro, anche là ci sarà della degustazione e poi si continuerà a suonare a ballare. Ecco, questa festa si inserisce in un calendario di altre manifestazioni di questa frazione? Sì, l'abbiamo già fatta da due anni. Tranne che quest'anno l'abbiamo ingrandita un po' con il discorso di questo parco nuovo comunale che è appena stato fatto. L'anno scorso, due anni fa, era solo relativo alle corti, è una cosa un po'. Adesso quest'anno l'abbiamo ingrandita un po' di più. Per cui ogni anno ne attacchiamo là un pezzo. Un pezzo, sì. Cioè, la comparola cresce. La comparola cresce, sì. Speriamo di far contente la gente. Ma la gente ho visto che ha apprezzato, che sta apprezzando. Quando c'è da mangiare si apprezza sempre. Se poi è gratis è più buono. Quello sì, speriamo che apprezzino anche le corti, insomma, comunque è stato messo tanto impegno da parte di tante persone per cercare di riuscire a organizzare l'evento. Grazie per il tempo che avete speso per tutta la popolazione. Grazie a voi, grazie a tutti. Perché lo senti tu, l'amore val di più, perché lo senti tu.
2012 e viva anche Telemalassina. Ciao Telemalassina. Senti, ma ci sono tante persone qui che lavorano. Lara, prima di tutto Sandra, Lara e Sandra. E poi? Poi c'è mia figlia Veronica che ha organizzato la specie di teatrino, la manifestazione che faranno stasera sarà una cosa sul cinema del secolo scorso. Ecco, ma il nome della mamma? Io, Teresa. La mia figlia, ma non abbiamo detto la mamma, Teresa. Poi c'è Giovanna su in alto, però noi siamo la parte bassa di Candalino, loro sono la parte alta, poi se andate su le vedrete. Qui siamo io, la Federica, la Luisa, poi c'è Sara. Le principali però sono Lara e Sandra. Benissimo, e le corti cosa c'è di bello? Nelle corti ci sono degli attrezzi antichi, ci sono i vecchi lavori, c'è una sartoria, c'è il muleta, c'è il tornio, poi cosa ho visto? Ma c'è un po' di tutto. La macchinetta per sciappare i musk? Per sciappare i musk non lo so se c'è, io non l'ho vista. La moschirella? La moschirella. Poi c'è, cos'è che ho visto? Giù da Luigi c'è giù di tutto, da Luigi Pina c'è di tutto. No, insomma, hanno fatto di tutto e di più. Di tutto e di più. Poi si balla un po' qua, un po' su, un po' dappertutto. Sì. E ci si diverte. Dai, ci si diverte. Sì, abbiamo fatto qualcosa in più quest'anno perché abbiamo fatto il parco nuovo e allora giustamente dovevamo... Bisogna adoperarlo, eh? Bisogna adoperarlo, esatto, sì. Scende la marea e riporta la sua rudera, un sedele, una sciabatta e una culetta di Red Bull. Sandokan del mojito e il biglietto se l'invito. Sandokan che ha imparato a pilotare l'infradito. E la gente la rue al mar, tan verdi che l'estate che è col cetone della sala giochi e il cavallo. Che bravi chi candarinei chi? Sono proprio contenta perché mi sono nascita candarini. 56 anni fa, in Caracagiola, dalla Cada al Puno. Sono nascita il 29 di febbraio, pensai, al fiocava che Dio la mandava. Allora che era la levatrice, infatti mi fa nasù la sciuralena. E nasù una bella bambina, una bella buccina bianca e rossa. Adesso invece sa, i vanno all'ospedale. Però son chi sana e salva. Comunque che bel, che meraviglia. Proprio bel bel. Sì, signori. Si ricorda chi diceva sì, signori? Che ne era tanti chi diceva sì? Ma dove? Maestro Carlo Lercari. Al diceva, i bufferan via un venti me parol, che da valur, dai sentiment d'amour, al suo insegnamento, la ciocipa post in dalla nostra mente. Comunque, veramente proprio una bella festa. Dei bei cortili, e c'è un cortile dove ci sono tante bambole vecchie, dei lavori tanti fatti a mano, complimenti, complimenti veramente. Il gal riporto, parti spermo, braccia in bul pedalò, e i daiachi, puncia la cazzetta, cammega tempe, tagliate il cor. I lasse e la spada su talumbrello fanno più danni con l'iPhone. Ma famiglia Pina, ma Miro, questo qui sei tu, vero? Sì, quello lì sono proprio io. Ma qualche anno fa però, Fatto dove? Fatto al secondo Alpe di Canzo. Secondo Alpe? Era l'ingresso che si arrivava negli appartamenti, nelle case delle tre famiglie che c'erano. Lì era proprio l'ingresso. Mentre nell'altra foto? Questa è ancora in Alpe, però probabilmente era spostata da un'altra parte, quello non riesco a individuare qual è la zona. E poi la seconda Alpe sei arrivato qui, sì, a Candalino. Mia mamma, perché mio papà era di Candalino e mia mamma era il secondo Alpe di Canzo. Per cui
metà Calcio, metà Valbrona. Mia mamma era Paredi, mio papà Pina, io sono Pina, mia moglie adesso è Paredi. Quanti anni fa è stata fatta questa foto? Cali 70 e tanti anni. Che ricordi hai di quel periodo? Qualche cosa sì. Specialmente il secondo Alpe, che andavamo una volta all'anno senz'altro a trovare gli zii e i nonni. Il secondo Alpe. E dopo, dopo sfumano, 70 anni fa, o 75 quasi, no? Non so che non c'è più, vabbè, cioè noi lo diamo per scontato, quando si dice seconda Alpe si intende il posto, ma chi magari non è di posti non sa che non c'è più. Terza Alpe c'è ancora tutto l'insieme, ma prima Alpe, terza Alpe, mentre seconda Alpe c'è forse ancora un qualche muretto, mi pare, o roba del genere. Mi pare che adesso stiano rifacendo il qualcosa di San Miro, perché San Miro era proprio lì del secondo Alpe e noi siamo discendenti di San Miro. Allora, quando è più meglio venisse da te? Quando avete bisogno dell'acqua dovete rivolgervi a me. Allora, Samir Fipieu, perché che crepe un del sec. Va bene, allora ci penserò stanotte, magari una piccola prega, un pensiero. Con questo abbiamo un attimo scherzato, però San Miro è tradizionalmente legato al mondo dell'agricoltura, soprattutto dell'acqua, e alla carenza d'acqua. Sì, perché quelli di Canzo ai tempi, quando era un periodo come questo di siccità, partivano da Canzo in processione e andavano su fino a... su dove c'è la chiesa di San Miro, che mi sfugge il nome di quello che è, e dopo mi dicono che ora che tornavo indietro cominciava a piovere. Bisognerebbe riprovare. Bisognerebbe dirlo a quelli di Canzo, di mettersi in processione, andare a Onno, prendere la barca, andare di là per andare su. Ma sai la storia di Onno, di San Miro e del... Sì, che adesso sono tutti dei muli. Ma perché gli ha detto muri siete e muri resterete? Perché non hanno voluto dargli la barca di fare la traversata, che dovevo andare a morire dove c'era il papà o la mamma. Perché uno era di Canzo e uno di Sorico. E so che era a metà strada e volevo andare a morire a metà strada fra... Però, voleva traghettare verso quello che è l'attuale terra di Mandello per poi continuare verso Sorico. La leggenda dice che buttò il mantello sull'acqua e con quello attraversò il lago. Sì, questa è la leggenda, è la storia, la leggenda, quello che è. Le leggende hanno sempre un fondo di verità, si dice. Un pochettino sì, senz'altro. Beh, basta guardare me, sono della discendenza San Miro, quindi... Fa più... Ci penso stanotte, quando è finita la festa vedremo di fare un pensierino, una preghiera particolare per l'acqua. Luigi, cosa fai adesso in questo momento? Adesso sul camino sto tirando fuori l'acqua con il katsu o mestolo in italiano, che serve da lavare i piatti, da lavare i panni oppure da usare del pastone per le galline. Passone con le galline, si faccia con la crusca. La crusca, la granaglia e delle bucce di mela. O pane secco, no? Pane secco e anche avanzi di frutta o verdura. Polenta? La polenta si faceva in questo paiolo. Di rame, vero? Di rame, non stagnato. E si prendeva il cucchiaio e si girava finché la polenta era cotta. La polenta l'abbiamo fatta oggi pomeriggio, è qua per bellezza sul tavolo con il coltello apposito. Questa è la basletta, che è come un asse dove con un tovagliolo si vuota sopra la polenta. E il bastone a polenta, sai come si chiama? Il bastone a polenta è la canela, che è questa qua, è un bastone di legno lungo con un appiattito in basso. Ma questo cammino... Adesso noi lo abbiamo acceso con 40 gradi fuori, qui ce ne saranno meno 80, stiamo facendo la sauna, Ma in inverno tacca il fuoco le mei, Sì, in inverno in cucina, visto che non c'è il riscaldamento e i caloriferi, si usava per cucinare, scaldare l'acqua, fare da mangiare per le mucche
e per le persone che c'erano qua, e però anche per scaldare, perché non c'erano altri mezzi di riscaldamento oltre al camino. E poi dopo la guerra è arrivata anche la stufa economica, che qui si mette la legna e si può usare anche per tre funzioni, perché qui si può cucinare le torte o gli arrosti al forno, qua si può fare da mangiare la pasta asciutta, e invece qua è la caldaietta che tiene sempre l'acqua calda. Per cui c'era sempre acqua calda, anche se diciamo non c'era corrente o roba del genere. Sì, sì. Mentre sotto cosa c'era? Lo scaldavivande? Sotto c'era lo scaldavivande, adesso è usato anche come ripostiglio. Invece questo è il cassettino della cenere, che da qua, quando brucia il legno che forma la cenere o la carbonella, cade dentro qua. Poi questo si toglie e si vuota nel secchio e si porta nei prati da ingrassare. Perché la cenere concimava ma disinfettava anche. Sì, perché contiene tanto potassio, no? Esatto, carbonato di potassio. Sì. Carbonato perché deriva dal carbone di quando brucia la legna. Ma qui ci abbiamo ancora qualcos'altro, vedo. Abbiamo una bella credenza molto antica con sopra della frutta, che qui si teneva sempre il cestino alla frutta, dentro si aprono le ante, si possono vedere delle ciotoline, un piatto e dei bicchieri. Qui c'è il fornellino a gas che è arrivato dopo la stufa e il camino con la bombola, qui si apriva il gas nella bombola e poi con il fiammifero gli si dava fuoco e si faceva da mangiare. Senti, il cantunal dell'acqua? Cantunnel dell'acqua, questo qua è il lavandino che è arrivato dopo la guerra. Qui si può accendere la luce e qua si fa andare l'acqua e si lavano i panni, i piatti cioè. Questo è ancora uno di quei lavandini che erano fatti con la sabbia e cemento. Sì, questo è un lavandino di graniglia, ovvero del macinato di sasso. Ma ce le ha le galline? Sì, le galline sono nel pollaio e gli si dà la granaglia, che è un miscuglio di grano turco e altri cereali che sono macinati fini. E ci sono detto anche dei pezzettini di guscio, di conchiglie per far rifare il guscio dell'uovo, no? Qui c'è il tavolo che è apparecchiato con il fiaschetto del vino, la polenta, il pentolino con dentro le patate cotte, le patate il fiaschetto del vino. Il fiaschetto del vino. Impagliato. Impagliato è ancora vecchio, è del 1970. Per cui è un cimelio da conservare. Sì, non è da bere, è come ricordo. Bene, cos'altro ci puoi dire? Questi cosa sono? Tutti tutto in rame? Le padelle in rame. Stagnate come questa o non stagnate come il paiolo alla polenta. Questa qua era una muschirola, adesso qua gliene è stato tolto un pezzo, ma anticamente qui arrivava più alta fino a qua e si metteva tutto il cibo, le scatolette ad esempio del tonno così e poi... E pungeva un po' la dispensa. Sì, e qua si chiamava muschirola perché c'era su come una retina che proteggeva tutti questi cibi dalle mosche. Questo qui invece è un coperchio in lamiera. Questo qua è un coperchio. In lamiera, verniciato a fuoco. Sì, verniciata o smaltata. E questo è il pentolone del panel, che era un miscuglio di crusca per le mucche. Questa è una madia? Questo è un tavolo che mio papà l'ha trasformato in un armadietto cantina. Qui c'è il tuo orto qua. C'è. Sì, del mio orto c'è il cestino con i cetrioli, le zucchine, le melanzane, il prezzemolo, la zucca e i pomodori. Benissimo. Invece qua ci sono altre due pentole di rame. Questa veniva usata per fare il risotto, lo stufato, il coniglio arrosto. Mentre questa è anche nera dentro e si usava per il paradello. Qui abbiamo il train che serviva per trasportare la legna o il fieno, che qui si attaccava l'asino e si mettevano su le fascine o i mazzuoli di fieno, che erano come dei fascioni legati con delle corde, e si trainavano.
e l'asino lo trainava giù dalla montagna. Ecco, era una slitta fondamentalmente che veniva trainata. Sì, una slitta che veniva trainata, qui è tutta di legno tranne sotto perché è di ferro, perché sennò il legno nel tirarla si rovina e va cambiato continuamente. Si usava questo sistema perché prima di tutto il peso veniva distribuito su una superficie maggiore, per cui sui terreni molli oppure diciamo sull'acciottolato scivolava meglio che la ruota. Eh sì, perché la ruota magari si era sul fango. La si impantanava. Impantanava, sì. Qui ci sono delle carrucole piccoline che servivano da attaccare su questa corda, che è quella che usava mio nonno, questa cordona qua di ferro, per portare giù la legna dalla montagna. Attaccavano la corda e con i rampini attaccavano sulle fascine e le mandavano giù dalla montagna. Ecco, facciamo vedere bene una cosa. Questi praticamente si infilava, qui si apre, sì, si infilava la corda, dentro. E poi veniva giù la fascina. Invece questo qua è il bastino dell'asino, che mio nonno lo usava, glielo metteva in sella e poi andava con l'asino. Queste qua sono, mi sembra, le briglie che servivano per tenere dentro il morso dell'asino. Qui possiamo osservare come dei cardatori della lana. Mia nonna la faceva passare dentro nei chiodi, prima da questo, che sono i chiodi più grossi, la faceva passare dentro e poi da questi più fini, e si cardava la lana per fare i fili o cuscino. Qui c'è una vecchia sega che è ancora con il manico di ferro e non di plastica, e si usava per tagliare la legna. Questo è il resegun e si usava per tagliare le piante grosse. Si mettevano due uomini, uno da questo lato e uno dall'altro lato, e tiravano e tagliavano la pianta. Ecco, facciamo vedere un piccolo segreto di questo attrezzo, se Daniele riesce a inquadrarlo da vicino. I denti, vedi che ci sono quelli lunghi che servivano proprio a tagliare, quelli piccoli per pulire il taglio e allargare il taglio. E allargarlo. Qui ci sono due sedie, una non è ancora impagliata, è solo legno, invece questa qua veniva impagliata con della canapa, e questa qua è una sedia pronta da sedersi. E questa qua è una fascina che con questo rampino e questa corda si tirava in cascina per l'inverno, perché in cascina era in alto, e la cascina era in alto sopra sulla sommità della casa, e allora non prendeva umidità. In cascina si portava la legna, tutte le fascine, anche i pezzi grossi come quelli, che mio nonno la rompeva con l'ascia e i cunei e la mazza, e poi con la cavagna, che era un grande cestone fatto di vimini, lo attaccava sempre a questo rampino, e le mie due zie, una stava su un cascino e tirava su e metteva a posto la legna, invece l'altra mia zia stava qua e gliela caricava, e insieme tiravano su tutta la legna. Qui invece c'è un bellissimo ceppo di legno dove ci sono il courlache, che era un attrezzo per tagliare la legna piccola, la scure o ascia, che serviva da spaccare i legni più grossi, e i quigneux o cunei, che venivano pestati con la mazza di legno, servivano da rompere i ceppi proprio dei tronchi. Questa è la cappia del fieno, che è un tipo un gerlo, che qui ci sono gli spagliacci per metterlo in spalle. Questa si riempiva di fieno e si portava in cascina. Questo è il fourquette, che è a due denti e serviva per fare il fieno, come anche il rastrello. Lì sulla fontana, che c'è un apposito rampino, veniva appeso il secchio dell'acqua. Questa
e la pentola per fare le castagne che si attaccava sulla catena del camino. Questo è un vecchio ferro di cavallo, questo qua è il fulcin, il courlache, il martello e il cuneo da martellare la randa, il seghez, il coudé con dentro la cut per affilare il seghez. Invece questa qua è un corno della... Sì, è un corno della mucca e questo qua invece è un sasso che veniva bagnato oppure con la saliva e poi si sfregava su qua e si affilava il seghez oppure la ranza. Questo è il sejung o mastello, che era un grosso secchio dove si appoggiavano i panni su questo asse, si insaponavano e poi si bagnavano con la spazzola, con l'acqua calda e si spazzolava. E poi per risciacquarlo si metteva dentro e si sbatteva così come il lavatoio, se i panni erano pochi e si risciacquava e poi lo si strizzava e lo si stendeva qui ad asciugare. O nel camino d'inverno, perché nel camino c'è un filo di ferro che di sera, quando c'era la brace, si attaccavano gli stracci a asciugare. E la cenere del camino sostituiva il detersivo. Sì, e la cenere del camino serviva come detersivo sotto c'erano i panni da lavare e sopra si metteva uno straccio di canapa molto spesso e gli si vuotava sopra la cenere e si mescolava. Sindaco Luigi Venner, la serata ormai è entrata nel vivo, anzi sta chiudendosi. D'obbligo le conclusioni e poi una riflessione su come fare il prossimo anno. Ma io posso dire che anche a nome dei miei collaboratori e degli organizzatori di questa bellissima manifestazione di essere molto soddisfatto, anzi soddisfattissimo, perché non ci aspettavamo un'affluenza di pubblico così notevole. Eravamo anche noi, insomma, fin quando non vedi, non arriva il momento clou, non sai mai se hai fatto bene, se hai fatto male, se la gente partecipa o non partecipa, però è stata una gran soddisfazione, davvero, proprio veramente tanta, perché non ce l'aspettavamo. E poi il bello è che così in queste ore serali abbiamo scoperto che anche la frazione di Candalino, come tutte le altre frazioni di Valbrona, abbiamo riscoperto di quegli scorci che sono impensabili, che magari da anni e anni e anni ci passiamo vicino, non ce ne siamo mai accorti, che insomma sono veramente belli. Li abbiamo visitati e rivisitati ad uno, abbiamo fatto qualche piccolo intervento e sono veramente, veramente importanti da far conoscere alla gente. Difatti la gente, anche la gente, chi ha partecipato, ci hanno fatto i complimenti, sono stati molto soddisfatti. Mi devo sbrigare, che c'è il mio
fa male, o perlomeno